Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway, sarà aperto fino al 10 di gennaio, ve lo lascio linkato tra le schede e nell'info box. Allora, in questo video voglio farvi vedere il calendario dell'avvento di Alverde che si trova nei DM. È aperto da me nella mia città, quindi a Livorno, un DM e ovviamente mi ci sono fiondata. Vi farò poi un video con gli acquisti del DM, però in questo video vorrei aprire con voi il calendario di Alverde. Io avevo iniziato ad aprire le prime caselline, oggi è il 14 dicembre, le ho aperte fino al 14, poi ci ho pensato e penso che sia carino aprirlo insieme a voi, tanto più o meno le cose che ci sono dentro me le sono già spoilerate. Io questo calendario dell'avvento non volevo acquistarlo perché secondo me non è bellissimo rispetto a quello dello scorso anno, anche se non è male, semplicemente era, non lo so, non mi faceva gridare wow. Sono andata però al DM, costava 7 euro, 6 euro invece che 16,90, quindi ho detto va bene, per 6-7 euro lo acquisto ed è un affare. Quindi il calendario, aspettate perché alcune caselline sono già aperte, il calendario è questo qua e apriamolo insieme. Ora io però non ho l'anteprima, quindi non mi vedo, di conseguenza niente, non starò così a mostrarvi il calendario, ma aprirò da qua e vi farò vedere. Allora, nella casellina numero 1, che non trovo già più, eccola qua, è qua di lato, che poi tra l'altro quello che c'è all'interno del calendario è scritto in tedesco. Quindi, allora, nella casellina numero 1 abbiamo questo, che è una mini saponetta al limone, limone e menta, credo, però non ho capito se è uno shampoo solido o se è una saponetta. Mi informo e casomai ve lo scrivo. Comunque, la profumazione è buonissima, proprio buono, fresco. Molto molto buono. Alverde non ha fatto dei pack natalizi per questi prodotti, invece l'anno scorso sì, è questo che un pochino mi ha sdubbiato però. Poi nella casellina numero 2, che è invece qua, anche se voi lo vedete al contrario, è qua, è molto grande ma c'è una cosa un po' piccolina ed è una maschera hydro, quindi idratante. Credo che sia una maschera per i capelli e non per il viso, comunque ve lo scrivo anche qua, perché è scritto in tedesco tutto, quindi dovrò andare un attimo a cercare e poi comunque vi scrivo poi se è una maschera per i capelli o una maschera per il viso. Nella casellina invece numero 3 abbiamo delle fialettine, due fialettine, aspettate perché è un problema tirarle fuori, eccole qua, penso che sia una essence per il viso. Eccole qua, molto carine queste boccettine, ora devo stare attenta a non romperle. Nella casellina invece numero 4 abbiamo questo che io ho già utilizzato, mi sembra di averne utilizzate due o tre di queste mini taglie, proprio a questo gusto, mi piace un sacco ed è il doccia schiuma al bergamotto e menta. Poi nella 5... Nella 5 abbiamo una calamita che, nel senso, a parte che è scritto in tedesco, l'idea della calamita non mi piace, ma ce n'è un'altra cosa che non mi piace, però ora ci si arriva. Poi, casellina numero 6, abbiamo questa che è una crema per il viso, credo, da giorno. Eccola qua. E nella casellina invece numero 7, che è... qua. Nella casellina numero 7 abbiamo della stessa linea una crema per il viso notte, quindi giorno e notte, carine queste mini taglie. Poi nella numero 8, che ho perso, eccola, nella numero 8 abbiamo altre due fialettine di vetro e è un elisir della linea Sensitive. Eccole qua. Numero 9 c'è una cosa che io adoro, però credo che questo lo regalerò a mia mamma, ed è il burro cacao alla calendula di Alverde. Ragazzi, questo è fantastico, se non l'avete provato e avete l'opportunità, prendetelo perché è buonissimo, veramente molto molto buono. Poi
Casellina numero 10. Qua, laterale. Abbiamo, vediamo un po' che cos'è. Una crema mani intensive al melograno e burro di karité. Qua. Sono mini taglie veramente molto 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 comode. Nella numero 11 c'è una cosa che a me non è piaciuta, non è piaciuta nemmeno al figlio di Titiana, mi sembra di ricordare. È un cartellino, un cartoncino. Non ci vedo il senso di questa cosa, ecco. Poi non so cosa c'è scritto perché è in tedesco. Poi, numero 12. Dov'è? Eccola. Questa è molto carina ed è una soft cream aloe vera e olio di jojoba. Utilissima questa qua. Molto carina. Poi, numero 13. Ecco qua. Ci si avvicina. Allora, questo è della linea Balance. È un concentrato. Eccole qua, due fialettine. E al numero 14 abbiamo un prodotto anche qua che io ho provato in full size, ho provato tutta la linea, ed è della linea Aqua, è un gel per il viso, per lavare il viso. Non è male questa linea, ho provato tutte le referenze, però non è stata tra le mie preferite, devo dire. Secondo me al verde ha delle linee più valide. E insomma, io li ho aperti fino a qua perché oggi è il 14. Continuiamo ad aprirli insieme. Allora, casellina numero 15. Ovviamente, se avete il calendario dell'avvento anche voi e non volete vedere che cosa c'è dentro, interrompete qua. Allora, nella 15, aspettate perché è lunga. Un campioncino grosso che viene venduto, vengono venduti anche così nei DM, ed è 5 in 1, una maschera per i capelli all'argan. Si prova, è interessante. Numero 16, non vedo più niente, mi sto rincoglionendo. Eccolo qua, ed è anche questa una molto lunga. Carino questo. Cos'è? Allora, è un... Allora, mandarino e vaniglia, penso, forse è un latte da bagno, è scritto in tedesco. Questo è carino, vi scrivo qua che cos'è perché non lo so, però il pack è carino. Poi, numero 17, eccolo. Allora, nel numero 17 c'è un segnalibro di legno. L'idea è molto carina, però è proprio molto molto fragile, ecco. Non so, probabilmente durerà da Natale a Santo Stefano. E più che altro, allora, io leggo molti libri, quindi un segnalibro è sempre comodo. Però se una persona prende un calendario beauty, secondo me ha poco senso trovare cartoncini, segnalibri e calamite. Magari, ecco, non lo so, una pinzetta per le sopracciglia o non lo so, dei campioncini, allora, a questo punto. Qualcosa però che sia inerente al beauty, perché secondo me se no ha poco senso. Però diciamo che... io l'ho pagato 6-7 euro questo calendario, quindi va benissimo. Il prezzo secondo me è ampiamente ripagato, perché se contiamo che le mini taglie costano più o meno 90 centesimi, ci siamo con il prezzo. Comunque, casellina Olivia, casellina numero 18, ecco, Olivia si è messa proprio sul calendario. Allora, abbiamo altre due fialettine. Carine queste fialettine, io non le ho mai provate le fialettine. Allora, questo è... questo non lo so perché è scritto in tedesco in una cosa che è Strafungs. Quindi non lo so, però andremo a vedere. Sarà comunque un siero per il viso. Olivia, ti piace questo? Buono, ma che sei? Allora, mi si era spenta la telecamera e non me ne ero accorta. Spero di essere inquadrata e a fuoco, quindi io ho continuato a spacchettare il calendario fino alla fine, così me ne sono accorta dopo. Va bene, lasciamo fare. Comunque,
Mi sembra eravamo arrivati alla casellina numero 19, ho dovuto anche rimettere dentro tutte le caselline, vabbè, lasciamo fare. Comunque, nella casellina numero 19, ormai questo video è venuto una... Allora, nella casellina numero 19 ho trovato questa crema 5 in 1, Lime Echinacea, non so però se è una crema per il viso, se è... non lo so, devo ancora capirlo. Casellina numero 20, c'è una cosa molto carina, che è un olietto per il viso, alla rosa credo che sia. Eccolo qua, questo è molto molto carino, tra l'altro non ho mai provato degli oli per il viso di al verde, molto interessante. Poi casellina numero 21, dov'è la 21? Ah ecco, la 21 ha questo che è una matita per contornare le labbra, di quelle cerose trasparenti per non far sbavare il rossetto, molto 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 interessante, proverò sicuramente. Poi casellina numero 22 e casellina numero 23, ve le apro insieme, apro per modo di dire, vabbè. Allora, ci sono due prodotti per capelli della linea Allargan che serve a nutrire i capelli. Ops, scusate, io ho Olivia in collo e non so come fare. Olivia, ora te l'appoggio addosso. Allora, i prodotti in questione sono questi, ecco qua, shampoo e balsamo per nutrire i capelli. Non mi ricordo se li avevo già provati o no, però non vanno bene per il mio tipo di capelli, quindi li terrò da parte e magari li metterò per un giveaway prossimo e li darò a voi. Molto molto utili però queste mini taglie, Aglia, Olivia. Se volete un gatto vi spedisco anche lei, eh. E come ultima cosina... Nel 24 c'era questo matitone per le labbra, numero 40, che è un colore secondo me molto molto bello e di questo sono veramente molto felice di averlo trovato. Quindi questi erano i prodotti del calendario dell'avvento. Diciamo che per quanto l'ho pagato io mi va strabenissimo. 16,90 euro, è vero che è un prezzo bassissimo e per quello che c'è dentro va bene, però rispetto allo scorso anno, secondo me quest'anno è stato molto meno curato. L'anno scorso era più bello, i pack erano apposta natalizi, secondo me quello dell'anno scorso era meglio, però comunque anche questo non è male. Avrei voluto prendere anche quello di Balea ma non c'era, se lo trovo però lo prendo perché quello mi interessava e ve lo mostro. Fatemi sapere se voi l'avete preso o se avete preso qualche altro calendario dell'avvento. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!